tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi faccio vedere i primi acquistini che ho fatto ai saldi. Sono veramente pochi perché ho fatto un super ordine su Shein, ma che ancora mi deve arrivare. Quindi ora vi faccio vedere veramente queste poche cose che ho comprato ai saldi. Allora, innanzitutto ho comprato da Zara due paia di pantaloni jeans, che sono questi. Sono dei jeans rosa, semplicissimi, ma che mi piacciono veramente tantissimo. Le ho pagati, costavano, allora, 29,95 euro, e li ho pagati 19,99 euro. E sono stupendi, veramente stupendi. Poi ho comprato, sempre da Zara, come vi ho detto, un altro paio di jeans. Escono, eccoli qua. Sono più chiari a su vita alta, super alta, anche questi rosa vita alta, perché ora c'ho la fissa dei jeans a vita alta, quindi mi compro soltanto jeans a vita alta. Sono con un lavaggio più chiaro, ma super semplici anche questi, perché a me i jeans con gli strappi non piacciono e quindi me li compro sempre normali, anche perché non posso andare a lavorare con i jeans strappati e quindi mi servono semplici. Questi sono, costavano 25,95, li ho pagati 17,99. Veramente ottimi. E il problema non sono i pantaloni, sono le commesse di Zara che io non sopporto. Sono veramente maleducate nel centro di commerciale ai Gigli, vicino a Prato, a Campi Bisenzio. Sono antipatiche come la morte. Allora, non puoi pretendere che una persona faccia un'ora di fila al camerino per provarsi un paio di jeans in 2 minuti e semmai non mi fai entrare neanche la mia bambina perché gli uomini non possono entrare, le donne in quella maniera non possono entrare, i passeggini danno noia. Cioè, non puoi pretendere. Quindi cosa faccio? Se avete visto il mio vecchio video che vi metto nel link qui sotto, nella preparazione dei saldi, come vado vestita ai saldi, gonna e top super attillato, così mi posso provare senza evitare di andare nei camerini. E queste cosa mi hanno detto? Ah sì, ma guarda questa, che gente che si prova la roba qui in mezzo. Va bene, puoi anche avere ragione, ma se non ho un problema io a farmi vedere che mi provo la roba in mezzo alla gente, ma te come, che educazione c'hai? Ma chi te la dà l'educazione? Lavori al pubblico, quindi guarda di essere più educata. Guardate, io da Zara mi piace andarci, però cioè, faccio fatica perché con la gente maleducata in questa maniera non mi piace. Infatti, vidi un video di un'altra YouTuber, Pink Fashion, che anche lei si lamentava delle commesse di Zara qui del centro commerciale I Gigli. È vero, perché sono maleducate, non è possibile. Comunque, dopo questo piccolo sfogo, vi faccio vedere poi cosa ho comprato. Ho comprato ovviamente le scarpe, perché non si può fare a meno di comprare le scarpe. Le ho comprate sul sito della Superga, che c'erano gli sconti, anche ora c'hanno gli sconti, però questa era una promozione fino al 5 di luglio. E se compravi due paia di 270, come si chiama? 27,50. E c'avevi lo sconto, nel senso le pagavi 44 euro invece 59. Quindi poi io guardando, ovviamente io di 27,50 ce n'ho un trilione di scarpe, ho tipo 5 paia di Superga e quindi ho detto no. Invece mia sorella si è comprata quelle e io mi sono comprata un altro paio di cui me ne ero innamorata quest'inverno e però costavano un po' troppo. Allora ho aspettato i saldi, ho fatto l'affare, l'affare ragazzi. Allora iniziamo. Mia sorella si è comprata le Superga blu, super classiche, veramente super classiche, queste blu. Infatti se potevamo comprare anche di un altro colore, ma a lei le piacevano blu, quindi se le ha comprate blu. Poi si è comprata anche questo paio di Superga, molto molto bellino, un pochino più invernale, che vedete è tutto zebrato e qui è un po' peluscioso e è veramente bello. A me mi piacciono molto e hanno anche la suola diversa. Sì, sono veramente belle. E poi io mi sono comprata, sembra una Tamagotchi, guardate qua che capelli ho.
Allora, me li devo andare a tagliare. E io mi sono comprata le scarpe più belle del mondo, cioè mi piacciono tantissimo. Allora, sono di questo marroncino con tutte le borchie e questo effetto qua invecchiato che mi fa impazzire. Queste di... Allora, qui dentro c'ho il micropile e dicono che sono anche antipioggia, cioè sono fantastiche, le adoro, mi piacciono da morire. Ovviamente io ho il 35 delle Superga e queste che io amo costavano 109 euro, le ho pagate 25 con lo sconto. 25, quindi ragazze, mi raccomando, fate affari per questi saldi. Questi sono i miei acquistini per questi inizio saldi. Vi metto nell'info box tutti i link di tutti questi acquisti che ho fatto. E mi raccomando, commentate qui sotto se anche voi avete iniziato a fare dei piccoli acquisti per i saldi. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!